RTG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti, eccoci, nuovo appuntamento dell'informazione di Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre, telegiornale che si apre con una brutta notizia di cronaca. Un ragazzino di 17 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre in casa. È successo a Villasalto. Da quanto si apprende, sarebbe partito inavvertitamente un colpo che non ha però lasciato scampo all'adolescente. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e anche i carabinieri della compagnia di San Vito, che si stanno occupando di ricostruire la tragedia. Sembra che al momento dell'atto, quindi della tragedia, il ragazzo fosse solo a casa. E adesso la politica che ci porta a Cagliari, dove a Villa Devoto la giunta regionale ha approvato una serie di delibere e si è discusso di tanti temi: ambiente, industria, il piano Sulcis legato alle risorse da mettere a sistema sul Just Transition, ma anche di sanità e di energie rinnovabili. E allora, al termine della riunione di giunta, abbiamo sentito la presidente della regione, Alessandra Todd, e queste le dichiarazioni rilasciate al microfono della nostra Eleonora Bulleghi. Abbiamo poi discusso ovviamente del piano previsionale per la sanità, quindi la ripartizione previsionale di quelli che sono i fondi da destinare alle aziende ospedaliere e alle aziende universitarie. Chiaramente è un piano previsionale che sarà rivisto sulla base degli aggiustamenti e anche sulla piccola ridistribuzione che stiamo pensando di fare anche in termini del personale, ma ovviamente era necessario approvarlo immediatamente, anzi siamo già in ritardo rispetto all'approvazione, perché voglio ricordare che la sua approvazione determina ovviamente il fatto che si possano finanziare le assunzioni che sono previste e le spese correnti, quindi era importante fare questo tipo di passaggio. Tra le quasi 100 delibere che avevate oggi all'ordine del giorno ce n'erano anche alcune relative alle autorizzazioni su nuovi impianti. Ecco, queste delibere sono state tutte sospese, non perché, io voglio ricordare, queste delibere erano legate alla soggettazione del VIA, quindi comunque sarebbe partito l'iter autorizzativo, quindi non erano autorizzazioni. Lo voglio ben spiegare, perché non sono state comunque approvate, sono mantenute sospese perché proprio ieri si è tenuto come con il ministro Pichetto Fratin, incontro relativo alle aridone. Stamattina c'è stato un importante incontro tecnico relativamente alle regioni che stanno portando la bozza, la proposta di bozza sulle aridone. C'è stata una convergenza sostanziale e quindi vorremmo ovviamente rivedere questo tipo di delibere nella misura in cui abbiamo una conformazione delle aridone più stabile. E adesso parliamo delle concessioni balneari. È un vero e proprio cortocircuito giuridico. Le ordinanze del Consiglio di Stato indicano le proroghe come illegittime, e tra il valzer di provvedimenti agli annunci dei prossimi bandi, i titolari delle concessioni chiedono chiarezza. Un cortocircuito giuridico con ordinanze che si accavallano e che per ampi tratti sconfessano quanto disposto nei provvedimenti precedenti. Le ordinanze del Consiglio di Stato, l'ultima e più nota, quella che dichiara l'illegittimità delle proroghe delle concessioni balneari, acuiscono tensioni e incertezze. I professionisti dei servizi sulle spiagge chiedono regole certe. Il 15 maggio scorso i giudici di Palazzo Spada affermarono la prevalenza dell'interesse privato sulla scadenza delle concessioni. Il Consiglio di Stato ha affermato che, nonostante le concessioni sono scadute nel 2023, chi è concessionario, finché non arriva il subentrante, ha tutti i diritti e titoli per continuare ad operare. 5 giorni dopo lo scenario è mutato. Il Consiglio di Stato chiede i bandi, stanga le proroghe declinandole come illegittime e ammette una sola eccezione nel caso di quelle tecniche funzionali, ovvero allo svolgimento della gara. I giudici indicano anche come affatto vincolante la scarsità della risorsa. Affermando questo principio, il Consiglio di Stato è andato contro la Corte di Giustizia Europea, che il 20 aprile di un anno fa ha dichiarato e ha affermato che elemento base per l'applicazione della Bolkestein è appunto valutare se la risorsa è scarsa o meno, e questo risiede nell'articolo 12 della direttiva. Quindi l'appello al governo Meloni affinché faccia chiarezza, consentendo ai balneari di capire quale sarà il loro destino a breve, medio e lungo termine.
I comitati di difesa del territorio North Iranian Link di Selargius e Quartus Antellen hanno promosso questa mattina nelle campagne di Selargius un incontro per illustrare un esposto alla procura contro la realizzazione del progetto gestito da Terna. Allora, i dettagli da Eleonora Bullegas. Hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica contro la realizzazione del progetto gestito da Terna e comitati di difesa del territorio North Iranian Link di Selargius e Quartus Antellena. Nelle campagne di Selargius e nell'intera zona sono infatti previsti degli espropri per la costruzione della stazione di scambio in un'area di 17 ettari, destinazione finale del cavo di Terna, che passando sul fondo del mare e in parte sulla costa del territorio di Quartus Antellena collegherà la Sicilia alla Sardegna. L'infrastruttura prevede un investimento complessivo di 1.900.000 euro e servirà per esportare sulla penisola l'energia elettrica prodotta da impianti eolici e fotovoltaici che si vogliono installare sul territorio sardo. Da oltre un anno sul progetto Tyrrhenian Link c'è anche un ricorso al Capo dello Stato e al Consiglio di Stato presentato dal Comune di Selargius, dove si chiede l'annullamento del decreto ministeriale di autorizzazione. Terna aveva presentato un progetto di dibattito pubblico che non è stato rispettato e che avrebbe appunto doveva non solo rispettare lo stesso loro progetto, ma anche una normativa italiana molto stringente che impone appunto che ci sia un'effettiva partecipazione del pubblico e che questa partecipazione sia, diciamo, anteceduta da tutta una serie di informazioni, quindi affissione di locandine, volantinaggio, insomma si ponga la popolazione a conoscenza di quello che saranno poi gli incontri che daranno luogo appunto alla presentazione del progetto, così da rendere i cittadini consapevoli ma soprattutto capaci di poter contestare, proporre alternative e insomma venire a conoscenza del progetto in generale. E questo progetto è stato realizzato da Terna sulla pelle delle comunità, sulla assoluta non conoscenza e non informazione della comunità, con le amministrazioni interessate al progetto che sono abbastanza silenti. È un progetto che sta distruggendo il territorio, sono contrario, questo è quello che voglio dire e spero che tanta altra gente pensi in questo modo. Per l'ambiente, e questo non è una cosa per l'ambiente, è un progetto che distruggerà il nostro territorio, come è stato già distrutto in tante altre maniere. Andiamo a Sassari, chiude definitivamente la Casa della Divina Provvidenza dichiarata fallita nel dicembre del 2023, l'ultimo paziente è andato via venerdì scorso e adesso è certamente a rischio il futuro dei 17 dipendenti che sono rimasti senza lavoro. Valentina Ruio. Cala il sipario sulla Casa della Divina Provvidenza, l'istituto per anziani fondato da padre Manzella nel 1910, che adesso, dopo un secolo di carità, chiude a seguito del fallimento dichiarato nel dicembre del 2023. Tutto nasce da una richiesta non soddisfatta di 44.000 euro da parte di due creditori, ma non solo, anche tanti stipendi arretrati vantati da diversi dipendenti. Per far fronte ai debiti arrivati a 500.000 di euro, i legali della Divina Provvidenza avevano anche richiesto il concordato preventivo, proposta che fu bocciata dai giudici. A inizio 2021 la regione Sardegna aveva anche stanziato 4 milioni di euro per supportare l'istituto e i lavoratori, ma al contempo, non essendo mai stato presentato un piano di rilancio, la procedura fallimentare non si era potuta impedire. La struttura adesso è vuota, rimane solo una colonia di 10 gatti abbandonati a se stessi che non possono ricevere le cure adeguate perché l'edificio è inaccessibile anche agli stessi dipendenti. L'ultimo paziente è andato via il 17 maggio e allo stato attuale è a rischio il futuro di 17 lavoratori che dichiarano di non aver ancora ricevuto dal 2021 ad oggi quasi 21 mensilità di stipendio e che adesso si sono rivolti all'ASPAL per il licenziamento collettivo. Chiediamo alla Regione di annullare un'autotutela lato di recessione della fondazione. Si recupererebbero i 4 milioni di euro di finanziamento, anche nominando un nuovo commissario straordinario a seguito di una comunicazione al giudice fallimentare, sperando nella riassunzione del personale e anche del rientro degli ospiti. Tra l'altro Sassari ha anche bisogno di una struttura come la nostra, dove comunque la retta è di 1.400 euro, a differenza di altre strutture a Sassari, anche nelle vicinanze, dove si paga 2.400-2.500. Sassari non penso che abbia persone anziane che possano permetterselo.